エースストライカーの署名だ。責任を持ってこいつは俺が潰す。Dream Collection, ragazzi, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Captain Tsubasa Dream Team dal vostro Cataldo. Allora ragazzi, partiamo subito, vi saluto un attimo qui in camera, ciao raga. Poi do spazio alle statistiche, come sempre nei video descrizione dei nuovi bar, dei nuovi giocatori arrivati, e col dire che di solito il Dream Collection Lunge è bene o male un giocatore forte e uno meno forte. Però attenzione a valutare questi due nuovi arrivi, e quello là dietro sicuramente, Ruth Kulisman, farà pullare molti perché è molto importante per quante notifiche oggi, è molto importante per quanto riguarda le euro rosse, ma le euro in generale. Allora, andiamo subito nella notifica principale. Prima di analizzare, come sempre, i due nuovi arrivati dal database. Allora, Lenders ha la super solidarietà di squadra di tipo club, che è fissata, sapete, come sapete, sempre al 16% rispetto invece agli altri giocatori, agli altri tipo europeo e verde, giappo blu, eccetera eccetera, che sono al 15%. Allora, il database lo andiamo a vedere, i valori andiamo a vedere direttamente dal database come sempre. Vediamo le tecniche speciali, che sono tiro al volo della tigre selvaggia, che ha 4,50 di impeto massimo e 2,85 di consumo stamina, che è poco. Dribbling in linea retta, però è un dribbling che può fare fallo, ma comunque arriva a 400 di impeto e consuma sempre poco di stamina. E rovesciata della tigre a 80, il tiro alto. E questo per quanto riguarda l'Enters. La passiva è: se riceve un passaggio da Tsubasa, parametri più 20% alla scelta del prossimo comando. Quindi praticamente il giocatore prende il più 20% parametri se viene servito da Olle. Allora, veniamo al muro Turam, o se vogliamo leggerlo come scritto, Toram. Stessa super abilità di squadra, che è la super solidarietà di giocatori club. Allora, con i giocatori di club, parametri più 25% per quanto riguarda la passiva, ma come vedremo non aveva bisogno, diciamo, di potenziamenti ai parametri. Allora, tecniche speciali sono aggancio dell'ice killer a 4,90 di impeto massimo, buono come blocco, 4,65 di consumo stamina. Contesto gambe lunghe di tipo S, 3,60 al consumo, 4,5 l'impeto massimo, e l'intercettazione forzata classica che vediamo su tanti altri giocatori. Allora, le latenze sono: immunità al terreno sconnesso, avversari da almeno 2% agli attaccanti, ai giocatori di club da almeno 4%. Riduce il tempo di sortimento dell'80%, fondamentale, insomma si riprende subito. E contro i giocatori giapponesi ha un più 10% dei parametri. E inoltre, chiaramente, ragazzi, inserito come, diciamo, altro giocatore di rate up, Kulisman, che è un giocatore importante, che però già conosciamo, importante per la rossa europea. In generale può essere inserito anche nelle altre europee, perché no, dà il 2% parametri a tutti gli alleati europei. In più la sua passiva è legame nazionale Europa, appunto, quindi può essere inserito in tutte le europee, diciamo. Allora, dicevamo, come sempre andiamo a vedere i giocatori all'interno del database per capirne la bontà, e andiamo nell'ordine che ci prevede il banner, e diciamo che Kulisman lo saltiamo perché l'abbiamo già ampiamente analizzato nel DC che toccò la sua uscita. Allora, partiamo da Lenders, che ha questi parametri. Spostiamo il coso di ricordo da questa parte. Allora, ha questi parametri: stamina 1098, attacco 21.846, così distribuito.
8.868 di dribbling, 8.297 di tiro, passaggio 4.681. Quindi quei 21.000 punti sicuramente sono stati distribuiti abbastanza bene su due sole tecniche per la maggior parte, su due soli parametri per la maggior parte, quindi sono discretamente alti. Difesa, vabbè, 7.637 di contrasto, è comunque ottimo, eh? Blocco 3.288, intercettazione 4.085. Poi la forza fisica è 5.851 la velocità, 7.490 la potenza, maestria 4.477. Attenzione ragazzi, giocatore bollato come giocatore scarso. In realtà, ragazzi, la tigre selvaggia che insegue il suo sogno non è che sia poi così scarsa. Attenzione. È vero, è molto situazionale, però quando questo giocatore prende, riceve un passaggio da Holly, è chiaro, sappiamo, gli possiamo dare il tiro della pioggia dell'Enders Baule, che si sta anche farmando dal nuovo evento a tempo. Prende un più 20% dei parametri, quindi attenzione a bollarlo come giocatore scarso, perché sì, se non gliela passa Holly, tirerà in squadra, che so, un 23.300, qualcosa del genere, però se Holly gliela passa, arriviamo al 27-28K di tiro, quindi comunque non è male, male, anzi, in quel caso diventa forte come attaccante. Quindi l'abilità passiva è molto situazionale, è vero, però voglio dire, nelle rosse, nelle blu Jap, Holly c'è Holly Dreamfest. Se vogliamo mettere Holly Super Dreamfest, c'è pure, insomma, gli Holly ci sono. Chiaramente va costruita un'azione in modo tale da poter servirgli palla con Holly per farlo tirare al massimo dei parametri. È una passiva che comunque si può sempre attivare con più difficoltà, diciamo, delle canoniche passive, ma si può sempre attivare. Quindi io non mi sento di bollarlo come un giocatore scarso, anzi, molto situazionale, diciamo, per quel che riguarda la passiva, perché va attivata sempre in un determinato modo, ma comunque si può attivare, non è impossibile da attivare, ecco, per questo non lo bollo come giocatore scarso. Veniamo poi all'armadietto, un nuovo armadietto che nasce, che arriva, è Turam, o Toram come è chiamato nel gioco, il temibile Ice Killer. Allora, intanto partiamo dalla stamina, che è 1242, inesauribile, perfetto. L'attacco, vabbè, 4.677 il dribbling, 3.678 il tiro, 4.775 il passaggio. Attenzione alla difesa. 8.534 il contrasto, 8.552 il blocco, 7.770 l'intercetto. Mostro. Velocità 5.458, 7.120 alla potenza, maestria 5.622. Attenzione. Chiaramente è killer dei giocatori di club. Comunque, allora, diciamo che già qua siamo messi bene, ok? Con i parametri già siamo messi per considerare, si può già considerare un ottimo difensore. Ed in effetti le passive poi sono molto situazionali anche in questo caso. Quando i giocatori di club prendono più 25% parametri, in pratica i giocatori di club, ragazzi, non andate ad attaccarlo perché non c'è bisogno. Pure che gli indovinate il contrasto contro con quelle. Con quei parametri che c'ha, aumentate del 25%, dubito che passiate. Ma poi ha anche un'altra cosa, che è il recupero, che è sicuramente fondamentale, ma è anche killer di giocatori giapponesi, è più 10% ai parametri contro i giocatori giapponesi. Quindi anche contro i giocatori giapponesi prende un incremento dei parametri al 10%, che ripeto, basta e avanza, perché già i suoi parametri sono belli alti. Insomma, Liliam Thuram è stato fatto sicuramente molto molto bene, un ottimo difensore, va a inserirsi tra i top difensori sicuramente, chiaramente rientra nel Banner Dream Collection. Un giocatore forte, ragazzi, forte senza dubbi. Sicuramente qua è un po' più semplice dirlo. L'Enders è più difficile da attivare la passiva. Turam, diciamo che le passive pure sono situazionali, ma ne ha due, ha pure la latenza che è contro i giapponesi.
Quindi conto i giapponesi o conto i giocatori di club, diciamo che bene o male il bonus dei parametri lo prende in tante situazioni, va bene, ma anche laddove non lo prende, ripeto, ha delle buone statistiche, tra l'altro accompagnate anche da tecniche speciali alte, come il blocco che è 4,90 di impeto, è perfetto, è molto alto, quindi ottimo Thuram. Beh ragazzi, in questo banner chi deve pullare? Chi gioca Euroverde? Chi gioca europeo in generale per cercare Kulisman e chi gioca Giappa Blu dipende dalle sue scelte. Lenders, ripeto, se è servito da Holly è comunque un buon giocatore. Beh, ragazzi, per questo video sulla Dream Collection direi che abbiamo detto proprio tutto. Ci vediamo nei prossimi video di Captain Tsubasa, ragazzi. Ciao!